saperia se fosse solo una questione organizzativa per migliorare i servizi o dalle nostre bande e se uniti con successo per essere più forti e più competitivi anche ai magazzini della frutta e le casse rurali. Ma in questo caso, se parte dai comuni per fondere anche le nostre identità. Guarda che l'unificazione non riguarda affatto le nostre identità storiche e culturali, che manterranno la loro autonomia. Te dici ti che tu resterai come prima, te vedrai che bel quando dovremo condividere con tutti le nostre riserve di cassa e magari spartire anche i palchetti qualche volta, o quando dovremo rinunciare ai nostri diritti di uso civico. Non è così! Guarda che tollerà l'occasione per unire anche ai corpi dei vigili del fuoco volontari e dovrà adoprare insieme alle macchine e magari spartire anche ai magazzini e anche alle scuole le venirà unificate. No, guarda Alberto, sei proprio fuori strada. Ma non sa chi sarà costretto a unificare anche le associazioni culturali, sportive, di volontariato e solidarietà. No, Alberto, nulla di tutto ciò accadrà. È come la mettente con i documenti d'identità, le carte intestate delle aziende, sa che perdita di tempo e di soldi, bisognerà rifar tutto. No, credimi se ti dico che non servirà fare nulla, né per i cittadini né per le imprese. Bah, a sto punto chi caro, l'è meglio che mi informa bene. La fusione dei comuni, come dichiarato anche nelle interviste pubblicate sulle piattaforme web dei comuni interessati dalla fusione, non accorpa l'attività gestionale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, non mette in comune o accorpa i membri, le attrezzature, i magazzini dei vigili del fuoco volontari. La fusione non modifica in alcun modo i diritti di uso civico, non modifica in alcun modo i diritti di caccia, non unifica o accorpa le zone di caccia. La fusione non unifica o accorpa le associazioni culturali, sportive e di volontariato. Non unifica le proloco. Non modifica la disciplina per i permessi di transito sulle strade forestali. La fusione non unifica la disciplina per il rilascio dei permessi per la raccolta dei funghi. Non mette assolutamente in discussione le attuali sedi scolastiche. Non richiede alcuna modifica della carta d'identità, del passaporto o della patente di guida. Non necessita alcuna modifica della carta intestata per le imprese. Non prevede alcuna variazione del codice di avviamento postale.